Ragazzi, non ci siamo proprio, ma proprio non ci siamo. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi parliamo di server, ma non di server qualunque, di server di un sito che conosciamo tutti, il sito dell'Istituto di Previdenza Sociale, cioè l'INPS, che l'altro giorno, il 1° aprile, ha fatto una figuraccia pazzesca. L'ha fatta verso noi cittadini, ma a quello noi ci siamo abituati perché siamo italiani e conosciamo come sono i servizi pubblici qua in Italia. Ma la cosa peggiore ovviamente è che l'ha fatta verso i paesi di tutto il mondo ed è stata una cosa secondo me davvero davvero triste. Infatti in tutto questo ci ha preso in giro pure Pornhub, il sito che circa un mese fa aveva messo a disposizione il suo account premium gratuitamente per un mese a tutti i cittadini italiani che erano obbligati a stare a casa. Questa volta invece ha postato un tweet dove ha preso in giro appunto il nostro Istituto di Previdenza Sociale, che l'altro giorno, il 1° aprile, quando diciamo avrebbe dovuto dare la possibilità a tutti i possessori di partita IVA e liberi professionisti di fare la richiesta del bonus messo a disposizione del governo per la situazione in cui ci troviamo, per cui tante attività sono chiuse e tante persone ovviamente non possono lavorare, dal 1° aprile tutte queste persone con diciamo questi requisiti avrebbero potuto fare questa richiesta, ma questa richiesta il 1° aprile ha mandato in crash i server dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, cioè il sito di previdenza sociale di una nazione è andato in crash perché ha avuto 100 accessi al secondo, che sono un numero davvero alto, però stiamo parlando di un sito diciamo pubblico che dovrebbe servire l'intera nazione. E perché Pornhub ci ha preso in giro? Pornhub ha pubblicato questo tweet che vedete, dove dice all'INPS che se ha bisogno mette a disposizione i suoi server per la gestione del loro sito. Cioè, ci rendiamo conto? Cioè, l'INPS, o la nostra amata INPS, è stata pure presa in giro da Pornhub. Sì, perché Pornhub con i suoi server riesce a gestire 170 accessi al secondo ogni giorno, e questo però lo fa ogni giorno. Quindi l'INPS, per un giorno che ha avuto molti più accessi del suo standard, è andato in crash. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che ha diciamo un sistema di server, di tecnologia molto obsoleto. Il sito anche lo è, basta andare nel sito dell'INPS per capire che è un sito vecchio stampo. E in più, non contenti di questo, tante persone che sono riuscite a fare l'accesso al suo profilo all'interno del sito dell'INPS accedendo con i propri dati si sono trovati poi i dati personali di altre persone che non erano i loro, quindi è stata violata la privacy di un sacco di persone e tutto questo ovviamente ai danni dei cittadini che pagano tanti soldi e poi vengono ripagati in questa maniera. Quindi privacy zero, gestione del sito che non gli permette di fare le richieste economiche che avrebbero dovuto fare, e tutto questo succede nel 2020, quando siti come Pornhub o addirittura Facebook, YouTube è ancora peggio, nel senso che riescono a gestire un numero di accessi ancora più alto, fanno tranquillamente il loro lavoro. E in più addirittura ieri la Germania ha fatto la stessa cosa, nel senso ha diciamo messo a disposizione dei fondi per queste persone, tipo quello che è successo qua in Italia, ma là è funzionato tutto bene. Perché? Perché a livello tecnologico hanno investito, noi invece siamo ancora ai tempi della pietra. Se pensiamo che in tanti paesini non c'è ancora una rete internet decente, si parla ancora di rete a 7 mega che poi in realtà è un 2 mega, e quindi questo ci fa capire veramente come siamo scandalosi in queste infrastrutture. E in più, se pensiamo che un sito dell'INPS, che comunque non si può dire che gli manchi soldi perché i soldi glieli diamo, e non investa minimamente in queste cose, poi ci fa fare queste figure verso tutti gli altri paesi che ci stanno a guardare in questo momento, perché ovviamente in tanti ci guardano appunto per la situazione sanitaria che stiamo attraversando. Quindi ancora una volta il servizio pubblico ci ha fatto fare una nostra bella figura. Io mi domando, perché l'INPS non investe soldi? Perché non spende soldi che noi gli diamo? Cioè, noi gli diamo tanti soldi, ma loro dove li mettono tutti questi soldi che gli diamo? Perché abbiamo ancora server probabilmente dell'antiguerra o non rapportati al numero di persone che adesso fa accessi? Perché ragazzi, adesso tutti hanno un computer, un telefono, un tablet, quindi adesso anche tante persone che prima non facevano accessi a questi siti adesso li fanno. Ma l'INPS avrebbe dovuto, essendo comunque l'Istituto di Previdenza Sociale di una nazione, adeguarsi a quello che è lo sviluppo tecnologico di un paese.
Qua invece siamo ancora nel tempi della pietra ed è una cosa secondo me super vergognosa. Se poi pensiamo addirittura anche al danno a livello di privacy di tanti utenti, quello poi veramente senza parole. E in più sembra un po' di ricordare la cosa che è successa circa 3 settimane fa, una cosa molto più in piccolo perché riguardava un numero molto minore di persone, non riguardava i soldi, ma è successa più o meno la stessa cosa, se vi ricordate, col sito ENAC, il sito in cui si può richiedere il patentino dei droni. Il primo giorno, i primi 2 o 3 giorni in cui si poteva fare appunto questa richiesta, il sito non ha gestito le richieste, è andato in crash, e stiamo parlando di accessi molto minori di questo, poi non si parlava di soldi ovviamente, però il sistema di quel servizio pubblico, perché anche quello è un servizio pubblico, ci ha dimostrato a che livello veramente scarsissimo siamo. Quindi ragazzi, scrivetemi nei commenti voi cosa ne pensate di quello che è successo, se a voi vi è capitato, se voi avete avuto problemi, se avete fatto questa richiesta, o se invece vi siete solo messi a ridere nel leggere quello che è successo appunto intorno al sito dell'INPS. Quindi ragazzi, questo era solo un video di sfogo, che sì, tecnologico, perché si parlava di server, si parlava di siti, ma si parlava anche di tristezza del servizio pubblico che ci viene offerto a noi cittadini. Quindi se questo video riguardante questo argomento vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, e se vi va ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao!